Ciao a tutti, sono Guendalina di Lattimento Eventi e oggi con voi realizzo delle decorazioni in ceralacca. E ho iniziato a realizzare queste decorazioni su richiesta di una mia cliente, una sposa, che voleva per rifinire le sue partecipazioni di nozze appunto un logo floreale a chiudere la busta delle partecipazioni e lo voleva appunto in ceralacca. È una moda molto nuova, ma che comunque si piace moltissimo alle spose moderne. E come decorazione appunto sia per le partecipazioni ma anche ad esempio per i segnaposto o i segnatavolo o per l'allestimento del tableau. E vanno bene naturalmente come genere di decorazioni un po' per tutte le cerimonie, quindi si adattano bene sia ai matrimoni ma anche ai battesimi, alle comunioni, quindi si possono utilizzare anche per degli inviti per battesimi o anche appunto per allestire la mise en place di una cerimonia. E quindi iniziamo il nostro tutorial. Vi presento come prima cosa i materiali che sto andando ad utilizzare. Ci sono diverse tipologie di ceralacca, alcune più buone di qualità, alcune leggermente meno. Non è detto che quelle più economiche, quindi di qualità più inferiore, siano poi meno buone, anzi, tutt'altro, se siete un po' inesperte, quello che ho notato è che la ceralacca più professionale, quindi meno economica e più buona, è più complicato utilizzarla, quindi è più complicato realizzare le nostre decorazioni. Mentre delle ceralacche leggermente più scrause o comunque sia con un costo più inferiore sono un po' più semplici, evidentemente perché sono più morbide e si squagliano più facilmente, quindi ci rendono la parte manuale pratica un po' più semplice. Perciò ceralacca e stecca, altrimenti potete anche scegliere la ceralacca a cubetti, queste si possono trovare facilmente anche su Amazon, poi vi lascio tutti i fornitori dove potete trovare i materiali. Sono molto carine, però il meccanismo sarebbe leggermente differente perché servirebbe anche il colino per poter realizzare le nostre decorazioni. Noi oggi utilizzeremo queste in stecca che sono quelle su cui io mi sono trovata meglio. Poi abbiamo bisogno naturalmente di un timbro, il timbro può essere un timbro personalizzato. Perciò con un logo, ad esempio le iniziali dei nostri sposi, quindi che gli sposi si fanno realizzare o che noi ci occupiamo appunto di far realizzare per loro, altrimenti una semplice decorazione floreale e questi ci sono vari fornitori su cui si possono, da cui si possono acquistare. E l'unica cosa devono assolutamente avere il manichetto, quindi dovete sempre accertarvi che oltre a vendervi appunto il timbro, il timbro insomma floreale, anche la stecca, perché a volte vendono soltanto il timbro, dando per scontato che magari potete pensare che la stecca è compresa, invece no, è sempre a parte. Dopodiché ho bisogno appunto di, in questo caso andremo a personalizzare delle partecipazioni, quindi di buste per partecipazioni, dei biglietti appunto delle partecipazioni insomma in carta da inserire all'interno. E dei nastri, io ho preso due nastri differenti, un nastro di chiffon bianco, leggermente sfrangiato, perché le mie partecipazioni erano fatte così, e uno spago molto fino, rosa, volendo per creare qualche dettaglio. Poi abbiamo bisogno di carta da forno, quindi un pezzettino di carta da forno, colla a caldo, forbici e accendino. Quelli lunghi che servono per accendere le candele alte, ok? Accendino lungo. Ora possiamo iniziare il nostro tutorial. Allora, prendiamo la nostra ceralacca in stecca. Io ho scelto questo colore bordeaux. Suggerimento: scegliete dei colori scuri, quindi o il bordeaux o l'oro. Non dei colori chiari se volete fare questo procedimento qui che sto facendo io adesso, quindi con la stecca e l'accendino. Se usate il colino vanno bene anche dei colori più pastello, quindi dei colori chiari. Perché? Perché adesso lo vediamo, quando la cera scende si brucia e quindi rischia di macchiarvi la vostra decorazione in ceralacca. Quindi con l'accendino lo avvicino alla cera e aspetto che la cera coli sulla mia carta da forno, in questo modo. Ne devo far scendere un bel po', perché naturalmente devo fare il mio logo, quindi devo avere abbastanza cera. Più andate avanti, più risulterà semplice, perché la cera sarà più calda e sarà più facile farla colare. I primi loghi saranno quelli un pochino più complicati.
Una volta fatta colare, poggio via la cera, aspetto qualche secondo e soffio. Non andate subito con il timbro perché rischiate di far appiccicare la cera sul timbro. Un attimino ancora. E poi pigiate. Eccolo qua. E soffiare serve per vedere se la cera si muove. Fino a che quando soffiate si muove, vuol dire che non è pronta per fare il timbro. È pronta nel momento in cui, una volta che soffiate, resta ferma. In quel momento andate con il timbro. Naturalmente c'è una tempistica giusta per farlo venire al meglio. Appunto, la cera non deve essere troppo calda, quindi non subito, e non deve essere troppo fredda, perché se è troppo fredda il timbro non risulterebbe. Dopodiché, dalla nostra carta da forno si stacca con facilità. Questo procedimento lo potete fare anche direttamente sulla vostra decorazione, quindi se avete un segnaposto e volete fare la decorazione in cera lacca da un lato lo potete fare direttamente, però per non rischiare magari di rovinare poi la parte grafica delle nostre partecipazioni, il segnaposto, eccetera, conviene farlo a parte, perché poi con la colla a caldo o con una piccola parte di biadesivo lo potete incollare dove preferite. Eccolo qua. Quindi adesso io procedo a realizzare la mia partecipazione. Inserisco dentro la partecipazione e il bigliettino per i riferimenti per la lista di nozze, chiudo la busta e realizzo appunto la rifinisco insomma a modo mio, come ho fatto queste partecipazioni da poco, con il nastro di chiffon e la mia decorazione in cera. Passare il nastro davanti. Ecco taglio e faccio un bel fiocco che a me piace di lato piuttosto che centrale. Il fiocco deve essere un po' lasciato anche al caso, ma comunque preciso e curato, insomma. Quindi lascio giù i nastri lunghi. Ok. Dopodiché vado ad applicare la mia decorazione in cera lacca e semplicemente con una punta di colla a caldo oppure una piccola parte di biadesivo. La colla a caldo non scioglie la cera, quindi non preoccupatevi, perché se la scioglie in minima parte non c'è problema. Oppure con un po' di biadesivo. Il biadesivo però rischia con il caldo di staccarsi più facilmente. Quindi sempre meglio la colla a caldo. Ecco qui la mia partecipazione finita con il mio logo in cera lacca.